Siamo già live, quindi Michele, mi tocca zittirti perché lo sai che i primi due minuti li dobbiamo far così, tenere di suspense almeno i nostri Va amici bene. si uniscono a noi, però non è una minaccia, so che con te non si scherza, insomma, se poi dopo ti arrabbi un Jokotsuki non me lo toglie nessuno, ma io sarò bravo, te lo prometto, sono solo questi 2 minuti giusto per far arrivare un po' di amici e per farti iniziare a far preoccupare davvero. Perché, come sai, i nostri viewer delle Karate Talks sono temibili dal punto di vista delle domande. Te pensavi di dover aver paura delle mie domande, ma invece io poi, sai, ambasciatore non porta pena, Non è te quindi che quello che mi chiedono, quello che ti devo va richiedere. bene, sono Quindi pronto. iniziamo. Sei pronto? Bene, bene, bene. Iniziamo questa live come di consueto, quindi buonasera a tutti gli amici di karateka.it, io sono Buonasera a Alessio tutti. Sorrentino e stasera siamo con Michele e Martina, manco a dirlo, l'avevate già visto prima di me. Vi ricordo, prima di partire, io vedo che siamo in 25, ma non vedo né 25 messaggi, né 25 reazioni, né 25 condivisioni. Questa cosa non mi piace. Dateci una mano, quindi salutateci, così almeno posso vedere chi c'è, chi non c'è, chi farà domande a Michele. Condividete la live, almeno possiamo arrivare a più persone. Se ci volete dare una mano è sempre ben accetto, oppure ci lasciate un cuoricino, un like, una reazione. Qual è la tua reazione preferita, Michele? Così almeno ci lascia il like, si va sul classico. Ormai anche nei social ci sono le reazioni più classiche. Salutiamo Lapo. Lapo, non so se magari l'hai visto in qualche nostro video, ma è un'altra delle teste dietro Karateka, e si occupa lui di tutta la parte di preparazione. Quindi tutti gli articoli sulla parte di preparazione fisica sono a cura sua, che è appunto un personal trainer. Quindi, sia mai che hai bisogno di qualche ispirazione, io ti dico, se c'è sia Lapo sia poi sul sito, trovi tutta la parte della parte di training, ma so che sei già seguito benissimo. Oltre a salutarti di nuovo, iniziamo con la nostra domanda rompighiaccio, che è qualcosa che le persone non sanno di Michele Martina. Allora, una cosa che magari qualcuno non sa è che ero iscritto a matematica. Mi sono prima Ok. iscritto. Dovrebbe essere una delle cose più particolari, in realtà. Non che abbia dato. In realtà il mio cammino non è stato lungo, anzi, perché poi con l'entrata in polizia ho dovuto Certo. stoppare un po' tutto per via degli impegni che mi rubavano sia la nazionale che chiaramente gli allenamenti individuali, e quindi non ho potuto continuare. Però uscire da scuola era una mia grande passione, poi. Ma no, nulla ti vieta magari un domani di riprenderla. Abbiamo visto tanti atleti, anche la stessa Laura, ad esempio, che comunque ci ha messo il suo tempo perché giustamente ha detto come te, non è che posso reggere un tempo di studente full time, però chiaramente piano piano, nel senso, magari potresti riprendere gli studi, Sì, ogni non tanto posso ci ne penso, ogni sapere. tanto ci penso, però chiaramente quando ho intrapreso quella strada mi sono reso conto che effettivamente è un qualcosa che ti toglie moltissime energie, perciò non Certo. riuscivo neanche a farlo di pari passo con entrambe, anche perché anche gli allenamenti tolgono altrettante energie, Chiaro, perciò chiaro. chiaramente mi sono tuffato Bene, unicamente bene. su questo Però track. ascolta, no, non so ora come sei messo, ma visto che siamo in periodi di esami e poi ci saranno gli esami recupero, possiamo mettere su Karateka un post dove sei disponibile a dare ripetizioni magari ai ragazzi delle superiori e dell'università di matematica? Oddio, in questo momento non è. No, scherzo, scherzo, Forse era non è per fare una opportuno. battuta. Però lo sai, la matematica è sempre la materia cruciale. Quindi un domani che vuoi smettere per tua volontà, chiaramente col karate hai le spalle super coperte, che anche solo a fare ripetizioni hai la giornata impegnata. Chi Saluto lo sa? un po' di amici che si sono aggiunti: Leonardo, Massimiliano Martina, che dovresti conoscere a mio avviso, Mio zio. Lu Lucia Giannotti, Lucia Zogoli, Cosimo. Insomma, siamo già tanti. E per questa intervista io volevo aprire con una citazione di un'altra delle nostre Karate Talks, che è quella che ho fatto con Luigi e Laura.
dove una domanda che ho fatto a Luigi e che ti coinvolge, quindi attenzione, una suspense, non posso mettere le musichine, se no metterei quelle musichine da thriller adesso, è su chi vedeva lui come suo erede, proprio anche a livello di, diciamo così, istituzionale, anche a livello di capitano all'interno della nazionale, e lui ha indicato te, quindi insomma non è certo un onore da poco. Mazza. No, assolutamente. Allora, innanzitutto mi fa estremamente piacere, perché la mia stima per Luigi è immensa, sia come atleta che come persona, chiaramente. E mi lascio un po' spiazzato con questa affermazione, perché Luigi è uno con un carisma incredibile, e riconosco che io invece non sono altrettanto da questo punto di vista, perciò magari il leader di una squadra anche importante come quella della nazionale italiana è un bel ruolo, e ci vuole anche appunto carisma e tutto, però mi fa un sacco piacere, perché vuol dire che c'è stima comunque. Certo, ma poi magari appunto ora te chiaramente sei più giovane e magari ancora non vedi cose che lui con giustamente la sua arguzia e la sua esperienza può vedere anche sul futuro, no? Io chiederei, visto che sono arrivati anche Salvatore Loria, che è stato anche nostro ospite, e Cristian Verrecchia, che cosa ne pensano anche loro, visto che ormai ci siamo in ballo. Balliamo, ce lo vedete balliamo. Questo Michele Martina, un futuro capitano della nazionale? Boh, io sinceramente sì, perché comunque oltre che a quello che ha detto Luigi, insomma, per quanto ci siamo anche scambiati, ci siamo sentiti, sei veramente una persona solare e molto disponibile, penso che questo in un leader debba essere la base, specialmente in un gruppo sportivo come quello della nazionale, che deve essere è veramente pieno di fortissime personalità, no? La nazionale italiana, si parlava un pochino prima di te, non è una nazionale facile dove stare, perché comunque indirettamente, in senso molto positivo, però mette tante pressioni per i risultati, perché comunque stai intorno a certo. Gente che, ragazzi, ogni gara che va fa risultato. Certo, la competitività della situazione della nazionale è estrema, e chiaramente devi essere sempre lì, ti puoi permettere di sbagliare poco, soprattutto in questo periodo effettivamente con l'entrata nelle Olimpiadi il livello si è alzato incredibilmente, e quindi per stare al passo bisogna lavorare non poco in realtà, quindi sì. Ok, sulle personalità all'interno della nazionale italiana, te le hai sempre viste anche come uno stimolo, oppure c'è anche un po' di pressione? Cioè, per te è stimolante comunque avere una nazionale così competitiva, o può rischiare invece l'effetto contrario? No, assolutamente, l'ho sempre visto da quando sono entrato, sempre sia per ammirazione, che è piena, colma di fenomeni, da cui da ragazzino guardavo da casa, sui video, mentre invece una volta entrato ho potuto ammirare appunto da 2 metri di distanza o anche meno, scambiandoci. E a volte diciamo sarebbe stato meglio a 2 metri da di il loro esempio. Quando sono entrati, magari esatto. Forse era meglio i 2 metri di distanza che il Ciao Zu che quando arriva. Esatto, piano piano. A volte non sempre la vicinanza nel comite è la cosa migliore. Vabbè, però insomma anche quello fa parte del gioco, no? È una cosa che si mette in conto. Io comunque invito... Dicevo che c'è un gruppo fantastico in nazionale, soprattutto in questo anno e mezzo, due di qualificazione, si sono creati dei rapporti molto più stabili e forti, anche perché ci sono stati dei mesi in cui davvero eravamo sempre unicamente insieme, quindi certo. Siamo diventati una famiglia praticamente. Che non è scontato, perché comunque è vero che gli atleti, e specialmente anche
chi fa karate, via, su un po' tiriamocela, ma chi fa karate cresce un attimo con un certo mindset. Su questo siamo penso tutti d'accordo, e quindi anche il rispetto altrui non manca mai, anche se compagni di squadra, poi siamo persone tutti quanti, non per forza dobbiamo starci tutti simpatici, però il rispetto non manca mai. È anche vero che questa cosa che dici tu me l'hanno confermata veramente tutti quanti gli altri ragazzi della nazionale, e per forza di cose non può essere altro che vera, cioè nessuno all'interno, non sono cose che io vi ho chiesto, che vi ho detto prima di dire, prima della diretta, quindi insomma è molto bello sapere anche da noi, dalla parte dei tifosi, di avere un gruppo nazionale molto unito e per quale fa piacere fare il tifo. Io prima mi sono dimenticato, ma è importante fare un ringraziamento alle forze dell'ordine di polizia che ci hanno permesso di fare questa intervista, come tante altre, quindi ringrazio anche Cinzia, che è stata un'interlocutrice molto perspicace, perché dovete sapere che mi ha concesso proprio in blocco la possibilità di intervistare ragazzi, e non è assolutamente una disponibilità banale. E ci dice Christian, guarda, lo leggo insieme a te, a cui appunto avevo chiesto del discorso del capitano. Sicuramente un capitano deve essere un grande esempio, come lo è Luigi. Michele è un gran lavoratore, dunque potrebbe diventarlo tranquillamente. Doppia investitura, a questo punto hai la strada, sperata. Chi lo sa, magari. Ah, via. Comunque davvero mi fa un sacco piacere sentire queste affermazioni. Poi noi abbiamo avuto quattro settimane in cui abbiamo fatto un percorso con anche Nicoletta e Laura in Karate Mind, dove ha partecipato anche Savio, dove appunto abbiamo parlato di questo anche sostegno psicologico, no? Che tanti atleti hanno e di cui hanno bisogno, ma più delle volte magari lo ignorano. Se vuoi ti posso dire, evidentemente queste interviste con karateka sono propedeutiche anche al morale, quindi quando hai bisogno di morale, motivazione, ok, puoi venire in live con noi, almeno ok, perfetto, va bene? Perfetto, mental training. A proposito, guarda, mi sa che si è sentito chiamato in causa, e ci risponde anche Salvatore e ci dice: ogni capitano della nazionale del passato ha avuto caratteristiche diverse, quindi anche Michele potrebbe portare un suo modo di fare il capitano. Te, ecco, guarda, questo mi dà un bellissimo spunto, perché a prescindere da te, va bene, estranati un attimo, non ti voglio chiaramente chiamare in causa, ma la figura del capitano in uno sport come il karate, dove è vero che c'è anche la squadra, ma la prestazione è anche, cioè è sempre bene o male individuale, cioè sul tappeto, a parte la squadra che fa poi il bunkai nel kata, però c'è sempre molto una cosa individuale, anche nella squadra che fa kata, se non c'è veramente il millesimo da parte di tutti, non ti puoi permettere sbavature, no? Non è un qualcosa anche che se fai male poi porti il risultato a casa, quindi c'è una componente individuale molto 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 forte. Secondo te che cosa deve fare? Cioè, quali sono le caratteristiche, se ti vengono in mente, ma se fa per parlare, ormai siamo tra amici, quindi sì. Non c'è la risposta giusta o sbagliata. Le caratteristiche che devono spiccare nel capitano di una nazionale italiana di karate? Beh, allora, come ho detto prima, chiaramente il carisma è fondamentale, secondo me, per un leader, un capitano. Inoltre anche il rapporto che riesce a instaurare sia con gli atleti che con i tecnici, perché poi spesso e volentieri il capitano è anche un mediatore, è il mediatore tra l'apparato tecnico, diciamo, certo, e tutti gli atleti, quindi anche questo, indubbiamente, nelle relazioni, come si riesce a relazionare con chiunque. Infatti la parte di comunicazione, che abbiamo visto essere anche stata molto di interesse di chi ci segue, sia per quanto riguarda sia il rapporto tra tecnico e atleta, di cui Salvatore ci ha raccontato molto, sia per quanto riguarda la parte proprio e tra atleti e con se stessi, è un qualcosa che mi piacerebbe sapere tu come hai sviluppato. È un qualcosa che sviluppi da solo? Sei seguito anche tu da un mental coach? O se non sei seguito, pensi che potrebbe essere un buon aiuto? Raccontaci un po', se ti va. In realtà non ho seguito
un percorso. Un percorso preciso, esatto. E non sono mai stato sotto le direttive, appunto, di un mental coach, però riconosco che è fondamentale, effettivamente. E infatti, ultimamente stiamo facendo qualche chiamata, videochiamata in gruppo con i ragazzi della nazionale, anche con lo psicologo della nazionale, appunto, e sempre di più gli atleti stanno avvicinando a questo aspetto che è diventato fondamentale, soprattutto, come dicevo prima, con l'entrata alle Olimpiadi il livello si è alzato incredibilmente, e anche questo aspetto diventa una prerogativa fondamentale per crescere ancora di più. Anche perché la pressione è costante, gli errori che si possono fare sono sempre meno. E appena si commette un errore, uno sbaglio, lo si paga, perché appunto anche gli avversari sono allenati a sfruttare l'errore. E perciò cercare di non essere sopraffatti dalla pressione e essere tranquilli in gara è importantissimo. Sì, anche perché c'è comunque un professionismo dilagante anche nel karate. Io se guardo anche soprattutto, diciamo, la fascia media, chiaramente nell'eccellenza c'è sempre stato, ma io dico nella fascia medio-alta vedo che anno dopo anno, siccome si cerca di raggiungere anche dei vantaggi competitivi tramite l'alimentazione, tramite l'aspetto mentale, tramite anche dettagli che magari, non lo so, questo ci possono venire in soccorso anche i nostri amici che ci stanno seguendo, magari fai conto un 10 anni fa erano un po' più trascurati, oggi invece sono fondamentali o comunque ritenuti fondamentali dagli atleti, e quindi non curarli, scusami, diventerebbe quasi la perdita di un vantaggio competitivo, perché è un nuovo standard certo, che si alza sempre di più. Visto che si è passato da poco le 9:30, ma alimentazione invece cosa ci dici? Lì segui un piano alimentare, sai regolarti da solo, come funziona? Sì, c'è il nutrizionista nazionale Giovanni Di Francesco che ci segue tutti. Chiaramente anch'io ho una mia dieta, e poi ho fatto anche il cambio un anno e mezzo fa ho fatto il cambio di categoria da 75 a 84. A 75 dovevo tirare il peso, invece a 84 ci sto benissimo, perciò posso permettermi di mangiare molto più, in maniera molto più regolare, diciamola così. Okay. Poi c'è stato questo periodo di quarantena in cui è stato fondamentale anche certo. L'alimentazione, perché stando a casa, non sapendo cosa fare, ci si annoia, allora ci si sfoga col cibo, invece anch'io è durante la stato importante quarantena ho avuto un netto cambio di forma, nel senso la mia è diventata piuttosto tonda. Mi sono mantenuto anch'io in forma, ma questa è una vecchia battuta, l'avevo già usata con Michela, che mi diceva che appunto gli atleti di Katà possono mangiare un po' di più perché non hanno il discorso del peso, anche per Esatto. mantenersi in forma. Io le avevo risposto appunto che la mia forma è quella rotonda e ci sto bene. No, ma a parte gli scherzi, mi dice Leonardo Marchi, appunto, anche lui, altro mio compagno di viaggio qui su Karateka, che secondo lui tutte queste cose di cui stiamo parlando, prima c'erano, ma erano appannaggio di pochi. Ora, invece, essendo anche più sdoganate e alla portata di tutti, chiunque può averle. Tu come lo vedi a livello internazionale, il livello competitivo? L'asticella rimane, bene o male la stessa durante gli anni? Percepisci che anche gli incontri di eliminatori, sono sempre più difficili? Come lo vedi da questo punto di vista? Ah, sicuramente nelle gare di qualche anno fa, i primi incontri, capitava, non spesso, comunque capitava di incontrare gente di basso livello, oppure comunque non di altissimo livello, mentre adesso già dai primi incontri, specialmente nelle Premier League dove il numero è ristretto a 64, davvero chiunque può battere chiunque, esatto. Per questo è sempre più importante, appunto, il rimanere tranquilli, rilassati, non farsi
soffocare dalla pressione della gara, perché anche nei primi incontri dove è importantissimo rompere il ghiaccio, bisogna dare il meglio di sé. Prima si usava il primo incontro per entrare in gara, invece adesso non si può fare, anzi, si deve fare al di fuori, si deve fare il Certo. riscaldamento, altrimenti non si Ma arriva al secondo. ecco, ma su questo come magari può essere cambiata la tua strategia di gara a livello di energie? Cioè, quando ti sei reso conto che comunque non si poteva scherzare più nemmeno nei primi incontri, hai studiato anche come gestire le energie oppure hai aumentato il cardio? Come è cambiata la tua strategia? Una cosa che è cambiata è stato il riscaldamento pre-gara. Sicuramente ne avranno parlato già Luca con Christian, il nostro coach, Massimo, il preparatore. Abbiamo studiato una sorta di routine da fare una mezz'oretta prima del primo incontro, dove davvero dobbiamo raggiungere la stanchezza. Poi può sembrare strano, però arriviamo appunto agli ultimi 10-15 secondi dove davvero siamo a tocchi, però comunque siamo molto allenati, quindi riusciamo a recuperare velocemente. E quello serve moltissimo a rompere il ghiaccio, sia fisicamente ma soprattutto mentalmente. Diciamo che Certo. il primo incontro deve essere al di fuori del tatami di gara. Figurati, questa no, Deve guarda, essere sul tatami di riscaldamento. questa era una cosa che non era venuta fuori, quindi a questo punto io volevo sapere anche lato kata. Mi domando se ci stanno guardando, sai, ci seguono anche a volte Viviana, le ragazze della squadra, Mattia Busato, quindi se ci sono innanzitutto li saluto e se ci siete e non ci state commentando e non ci state scrivendo non vi voglio più bene. Però in tal caso diteci se anche voi fate un riscaldamento particolarmente pesante oppure nel kata si va direttamente verso il primo incontro. Chiaramente vi voglio bene anche se non ci state scrivendo e ci state guardando e basta. Guarda, giusto appunto l'hai nominato, è arrivato anche Luca che Ciao ti Luchetto. saluta. Però se l'è presa un po' con me perché abbiamo rivelato qualche segreto. No, però Luca, tranquillo, tanto qui ci seguono solo italiani, quindi all'estero state sicuri che noi le facciamo in italiano per mantenere Esatto. il segreto professionale, ecco. Quindi mi tocca mandare a display anche un altro commento che va a pro mio dove l'Apo che ogni tanto diciamo mi segue dice che mi sono mantenuto in forma e quindi tanti cuori anche per l'Apo che ci tiene a far sapere che non sono poi così tondo. Ma forme a parte, mi chiedo, qui com'è andato questo lockdown? Com'è stata la tua forma dopo il lockdown? Forma in termini di performance, hai avuto un calo di performance? Sei riuscito a migliorare qualcosa? Come ha cambiato la tua vita d'atleta in lockdown? Beh, diciamo che abbiamo preso il lato positivo del momento, ossia che non avevamo una pausa del genere forse mai avuta in realtà una pausa del genere così lunga, neanche nei periodi estivi. E quindi abbiamo lavorato molto a livello tecnico, abbassando un po' l'intensità, perché allenandosi in casa chiaramente non si possono avere l'intensità che si hanno sul tatami, Certo. però appunto con Christian e con i ragazzi delle Fiamme Oro ogni mattina eravamo in collegamento su Zoom a fare l'allenamento di un'ora e mezza e nulla, quindi alternavamo un giorno tecnica, un giorno preparazione con Massimo e facciamo preparazione Tabata, lavoro cardio e fisico per quel che si poteva, corpo libero e poi tecnica con Cristian. Non so se Quindi te abiti questo. in un appartamento o Poi in una casa indubbiamente in stessa. questi giorni. Come, scusami? No, No, dimmi, ti dico dopo. ho detto poi in questi giorni siamo rientrati e abbiamo sentito la differenza poi perché ho detto le intensità le avevamo abbassate. Certo. E quindi anche solo stare sul tatami invece che con le scarpette.
In casa è tutta un'altra storia, un'altra roba, ma rapidamente entreremo di nuovo In forma. in forma. Certo, no, infatti dicevo, chiaramente per voi magari ora ci sarà stato un piccolo calo di forma generale, però come voi tutti gli altri, però sicuramente Sicuro. ora che siete tornati in palestra, oltre a godere voi, i vicini, dicevo, non so se abiti in una casa in una, o da te, o scusami, o in una casa a sé stante, in un appartamento, ma sicuramente chi sta sotto, insomma, gli è piaciuta sta cosa e hanno Ma riaperto le palestre. infatti una delle difficoltà tra gli allenamenti era proprio il cercare di fare il meno rumore possibile con ogni appoggio, Ci credo, ci perché credo. davvero c'era ogni volta si creava un casino Ci incredibile. credo, assolutamente. No, mi hai detto che hai visto, tra l'altro, se non ricordo male, una delle interviste, quella con Stefano Maniscalco, giusto? Avevi visto Sì, qualche sprazzo. Ma cosa succede se questo si rimette a fare le gare? Mi sa che te lo trovi in categoria. sì, sicuramente me lo trovo in categoria. Io e Simone, beh, chiaramente voglio un gran bene a Stefano, è stato veramente un gran campione. E niente, se dovesse tornare, ci tocca combattere anche con lui. Però è anche magari la possibilità di confrontarsi con un'altra generazione di karateka e capire veramente quanto l'esperienza possa fare la differenza, perché comunque anche lui diceva: se mi rimetto in gioco è innanzitutto chiaramente per fare la gara secca per le Olimpiadi, ma secondo di poi sarà un Certo, qualcosa meglio con quella. che devo approcciare in maniera diversa perché mi devo riadattare un po' col mindset e tutto. Sulle Olimpiadi, com'è stato per te l'impatto con questo stop? Per tanti è stato positivo perché gli ha permesso di risettarsi e, come dicevi te, sballottati da destra a sinistra per tutto il mondo, insomma, non è proprio la cosa migliore anche nel percorso di 2 anni che è stato molto lungo. Tu da questo punto di vista ci vedi più un'opportunità oppure l'interruzione di un momento magico, diciamo così? No, ovviamente ci vedo un'opportunità, una bella opportunità. L'età è dalla mia, Certo. sono ancora 23 anni e un anno di esperienza in più potrebbe essere cruciale anche a vista della gara secca. Diciamo che in questo periodo iniziavo a trovare un buon feeling, ho fatto un po' di gare dove è arrivato poco il risultato, però iniziavo a trovare appunto il Michele, diciamo, del campionato europeo del 2018, Certo. e quindi ero contento di questo, però la vedo come una buona opportunità anche per me, avere un altro anno in cui posso crescere ulteriormente. Certo, sugli allenamenti invece questa è una domanda che faccio a tutti proprio per far vedere che a volte bisogna fare anche dei piccoli sacrifici, ma l'esercizio che proprio mi dici, guarda Ale, piuttosto ti faccio 100 flessioni, ma questo esercizio se si può si evita. Oddio, ora non mi viene in particolare, però allora, io in realtà odio correre. Oh, ok. Infatti lo dico spesso che preferisco fare ore di allenamento anche estenuanti piuttosto che correre. In tantissimi trovano rilassante, anche Sì. Clio in palestra da noi corre molto perché si rilassa, però io zero, fin da ragazzino ho sempre odiato la corsa lunga, poi quella veloce ancora. Bene, bene, bene. Ti mando su display una domanda interessante. Giada, che ci chiede qual è stata la tua trasferta più La divertente? saluto. Allora, la trasferta più divertente, oddio. Probabilmente l'Europeo del 2018, sia per come è andata la gara, sia Certo. anche perché è stata veramente una bella esperienza. Ricordo anche le ragazze che sono arrivate in finale a squadre, ci sono state delle emozioni incredibili. Davvero avevamo la pelle d'oca tutti quanti dagli spalti, tutti a tifare come forsennati. È stato un vulcano di emozioni
quella trasferta, la ricordo veramente con tanto tanto piacere. Ma ascoltami, visto che abbiamo parlato di tifo, chi è il corrispettivo maschile di Clio? Perché Clio abbiamo capito che è la supporter numero uno di tutti quanti, che tutti noi vorremmo avere quando facciamo una gara. Il più scatenato sugli spalti della nazionale maschile chi è secondo te? Allora, il più scatenato in generale non è un atleta, ma è Mauro Venanzetti. Ok, ok. E poi come tifo, in realtà anche Luca si dà da fare. Si dà veramente da fare, esatto. Io ho tutti i video, lui spesso mi filma lui, e ho tutti i video dove c'è la sua voce in sottofondo, neanche in sottofondo molto, in realtà è con gli incitamenti in napoletano, okay. Che ormai la capisco come una seconda lingua. Ok. Sono uno spettacolo. Che guarda, per fare un piacere a Luca, che ci teneva durante la sua diretta, ricordiamo che dietro la casa di Luca c'è un kebabaro buonissimo, che è il suo kebabaro di fiducia, e quindi quando volete andare a festeggiare una vittoria ci ritroveremo tutti al kebabaro dietro casa di Luca, va bene? Vieni anche te, ci sei Michele? Va benissimo, volentieri. No, giustamente i posti buoni dove mangiare vanno sempre sponsorizzati. Devi sapere che il leitmotiv di karateka è appunto il cibo e il ballo, perché abbiamo capito che tantissimi karateka, oltre a fare karate, sono dei ballerini. Non so se lo sapevi, ma la prima tra tutte è Clio. E poi vabbè, il cibo unisce il mondo, quindi non possiamo altro che mangiare tutti insieme. E quello sicuro. Ileana Martina ci dice: non ti scordare di me. La sorella. Quindi lo mandiamo in display, le facciamo tutti un saluto. Non ci siamo scordati assolutamente di te. E Leonardo invece mi dice che lui pensava alla trasferta in pulmino dalla Puglia a Grado con Nicola Ciarloni. Come... Ma cioè, veramente un ragazzino, era una delle prime... Forse la prima gara internazionale che facevo da ragazzino, okay. Perché inizialmente facevo kata, poi mi sono spostato al kumite con mio primo maestro Nicola, e mi ricordo la trasferta in macchina da Brindisi a Grado, siamo stati 16 ore, perché poi beccammo anche il traffico, ore e ore di fila. La trasferta è stata abbastanza lunghetta. Infinita, un giorno intero a stare lì in macchina. Ci credo. Però ricordo effettivamente con tanto piacere anche quella, perché diciamo un seminario a Grado in una settimana, e fu tanto divertente anche con i ragazzi del Codo, che da ragazzino ci ho passato tante belle esperienze. Ci credo, quindi ci credo, quella ci è stata una delle prime. Comunque Ileana non cercava tanto un saluto, che chiaramente è anche sempre meritato, ma diceva per il tifo, dice: anch'io sono la prima tifosa sugli spalti. Certo. Me lo confermi? Oh, lo confermo pienamente. Quando si fanno le gare, veramente è più ansioso, cioè è più in ansia, sembra debba fare la gara lei. Tra lei e mia madre non so chi peggio. Però comunque avere... Arrivano malissimo. Però dai, è bello da atleta avere un tifo così genuino, sì, no? Sì, assolutamente. Anche perché ti fa dare proprio il massimo, perché dici: sul tappeto non ci sono solo io, ma ci sono anche tante persone che mi vogliono bene. E, infatti in questo periodo mi dispiace che stiano venendo poco alle gare, però chiaramente le trasferte sono sempre più lontane, certo. Più costose, perciò però ad esempio i campioni italiani sono immancabili e certo. Molto piacere. No, ma guarda, ora io sicuramente non sarà solo per questo, però noi speriamo sempre di più, anche con le nostre iniziative, di dare luce al karate e ai karateka, proprio perché è un movimento che secondo noi si può popolare tantissimo anche di movimenti e situazioni che magari possono anche dare più ricchezza sia economica sia di visibilità al movimento, e quindi anche più mezzi, perché non è una ricchezza fine a se stessa, non intendiamo chiaramente il discorso di arricchirsi personalmente, però chiaramente, come magari puoi immaginare,
immaginare, non so come la pensi, ma se tutti i karateka avessero una ribalta migliore e maggiore, si riuscirebbe anche nelle palestre a avere più bambini e quindi anche avere più karateka forti, certo. E quindi avere più mezzi, perché se hai più bambini o comunque più atleti in generale che seguono i tuoi corsi, puoi permetterti strutture migliori, no? Quindi è un circolo virtuoso. In questo senso qua, pensi che le Olimpiadi possano rappresentare un'occasione mediatica oltre che sportiva per tutto il movimento? Tu come la vedi? Sicuramente sarà un'occasione importantissima per far vedere il karate a tutta Italia e tutto il mondo, perché è la prima volta che ci lasciano esprimere in un palcoscenico del genere. E sarà davvero importante vedere che appoggio mediatico può avere karate. Alle Olimpiadi, alle prime Olimpiadi di Baku con le europee, so che ha avuto una gran visibilità. Quindi io spero ancora maggiore alle Olimpiadi di Tokyo, così si potrà avere magari una riconferma a Parigi, cosa che in questo momento sembra non possibile, esatto. Però ti posso dare un dato storico a favore del karate, perché anche il judo aveva fatto un'Olimpiade di prova, poi alle Olimpiadi successiva era stato estromesso, ma da quella successiva ancora era entrato in pianta stabile alle Olimpiadi. Quindi speriamo. Los Angeles 2028. Sì. Andiamo direttamente oltreoceano, però insomma potrebbe essere un qualcosa di interessante. Senti, ma sulle Olimpiadi, visto che rimaniamo a tema olimpico, pensi di poterci dare dal tuo punto di vista qualche pronostico su qualche categoria o su qualche campione che secondo te italiano e non potrà fare la medaglia più importante, quella che non si può nominare? Sì, però questa è cattiva, perché con la scaramanzia si sa che... Allora dai, se allarghiamo solo alla medaglia può andare bene? La medaglia, va sì, bene. Dai. Se me la passano da casa, volentieri. Io non vedo commenti. Chiaramente Luigi già qualificato, è uno degli atleti che sono più quotati per la medaglia olimpica. Io gli auguro con tutto il cuore, perché è l'unica che gli manca e davvero potrebbe coronare una carriera sportiva perfetta. Certo. E invece sugli stranieri, chi è secondo te uno dei più accreditati? Allora, per la mia categoria, ti dico in questo momento il turco Aktaş, che è in formissima, sbaglia veramente poco, penso lui è già qualificato, penso che una medaglia la strapperà quasi sicuramente anche lui. Poi chiaramente le Olimpiadi sono tutta un'altra storia, bisogna vedere come si regge la pressione e tutto, quindi è una gara, appunto, una gara secca, perciò tutto, certo, può succedere. Poi un'adrenalina penso che non abbia uguali, quindi non si sa mai che cosa può giocare, sia in positivo sia in negativo. Magari uno tira fuori delle carte che non si immaginava di avere, o viceversa rischia anche di, esatto, affalzarti. E poi inoltre c'è il fatto delle categorie unificate, che quello è una questione da tenere in conto, perché noi 84 li potremmo ritrovare, sicuramente ci troveremo a combattere con i più 84 e viceversa, e quindi cambia completamente il tipo di combattimento. Certo, ma è vero che io infatti ho fatto una gara di prova a più 84 per sotto consiglio di Christian, il mio coach. Sì, sì. E infatti stava andando anche bene, so che poi mi sono infortunato, però. Però speriamo nulla di grave, chiaramente. Ma oddio, sono rimasto un po' fermo in realtà. Ok, però ora tutto a posto.
Ora sì, è passata. Bene, bene, bene. No, l'importante è questo. Però mi dicevi te prima del cambio di categoria, no? Che comunque hai fatto un cambio di categoria su pesi alla fine anche abbastanza importanti. Te che cosa hai sentito, diciamo, di dover adattare oppure nei tuoi avversari di diverso? Perché insomma, non sono misure da poco, diciamo, quelle con cui uno poi si va No, a infatti se si calcolano confrontare. 75-84 sono pochissimi, Capito. quindi sì. No, già quando facevo la 75, comunque quei 4 chiletti li calavo anch'io, soprattutto nell'ultimo periodo. Però le differenze sostanziali sono l'altezza, non tanto l'impatto fisico, il peso, perché nel nostro sport comunque conta relativamente. E soprattutto da quando hanno tolto le proiezioni a due mani, ora c'è solo a una mano, perciò tatticamente si può gestire in molti modi. Però indubbiamente l'altezza degli avversari è cambiata. Per il croato Kvesic, che è oltre 2 metri, è veramente impressionante. Sarà uno dei più alti anche nella più 84, e Eh sì. Infatti quindi questo. su questo Leonardo ci sta dicendo nei commenti, cioè la gara ritorna quasi una gara open, nel senso con i pesi massimi tutti insieme. Sì, sì. Sulla spettacolarità, secondo te questa unificazione delle categorie a livello di comité può portare dei vantaggi, oppure tu avresti lasciato le categorie come erano? Sicuramente io avrei lasciato le categorie come erano, se fosse la possibilità ne avrei messe 5 Certo. alle Olimpiadi invece che 3. Però da atleta e da appassionato di karate, chiaramente fa curiosità vedere due categorie che si confrontano per vedere anche quale sia la migliore, Cioè, la migliore tra categorie. lì hai una tripla responsabilità, quella con la nazione, quella con te stesso e quella con la tua categoria, perché poi alla fine Esatto. se si trovano poi in finale 1,75-1,84, ti trovi a dover difendere anche tutti quelli che fanno parte della tua categoria. Quindi insomma, lasciamo stare, sono pesi non da poco, ma sicuramente, guarda, penso che tutti li vorrebbero sostenere volentieri, perché vorrebbe dire che sei a girarti una finale. E a livello di allenamento in questo periodo, su cosa ti stai concentrando, o se stai aspettando magari anche il via per sapere il nuovo calendario per poter fare un allenamento più specifico, su cosa ti stai preparando in termini generali, se no Luca poi ci riprende e ci dice che No, riveliamo troppi segreti. stiamo continuando a curare le posture, la tecnica nello specifico, e poi a livello di preparazione stiamo lavorando molto sulla forza, perché c'è tempo, non abbiamo mai Certo. avuto così tanto, e quindi serve anche quella. Con i pesi ci stiamo mettendo un po' sotto dopo quella pausa di quarantena. Bisogna stare attenti. Ora non so, magari qua ci può venire in soccorso Lapo, ci doveva essere lui al posto mio, ma comunque un atleta di karate ha bisogno veramente di tante abilità propriocettive, di tante soft skill a livello fisico-motorio, perché comunque c'hai gare massacranti, dato che durano tantissimo, anche a livello numero di incontri, no? Specialmente adesso che mi hai detto che sono alta intensità sin dall'inizio. Dall'altra parte, però, hai un tempo limitato dove devi dare tutto sempre, e quindi è un po' una confusione, perché devi avere sia la parte di cardio, ma è di esplosività. Devi essere forte quando porti il pugno, ma anche veloce. Per cui penso sia da centellinare anche il lavoro di forza, il lavoro di resistenza, il lavoro di velocità. Cioè, trovare una quadra non è facile. Tu hai degli indicatori che magari, non lo so, degli esercizi che dici: guarda, se sono pesante su questo esercizio, allora forse devo alleggerirmi un po' e andare più sulla velocità. Oppure, non so se mi spiego, un po' degli esercizi, diciamo, termometro, che ti fanno capire a che livello sta la tua preparazione.
Indubbiamente, per fortuna noi abbiamo Massimo che cura la nostra preparazione, perciò ci affidiamo totalmente a lui. Certo. Sicuramente gli esercizi termometro sono più quelli tecnici, dove non so, ti metti lì a fare gli anticipi o le rimesse, allora vedi se sei reattivo, scattante, esplosivo, a quel punto ti regoli su quanto sei in forma o meno. Chiaramente gli esercizi di forza servono anche con un'escalation a seguire, ad allenare poi anche l'esplosività e la propriocettività e tutto. Ho capito, no, assolutamente. Io guarda, se non ci sono altre domande dai commenti, sarei quasi per salutarti. Ti dico quasi perché voglio chiudere con un peccato di gola. Ci sarà anche nella tua nutrizione qualcosa che mi dici, Ale, io tutto, ma questo ogni tanto me lo devo mangiare o me lo devo bere. Siamo passati dai gelati, Nutelli, Nutella, carbonara, quindi puoi andare tranquillo che sei in super buona compagnia. Spero La non mi tua senta il cosa qual è? nutrizionista ora, però io sono un goloso di prima categoria. Ok. I dolci mi impegno a toccarli il meno possibile in realtà. Però solitamente ad esempio già la mattina la colazione che amo sono latte con i nascondini, i biscotti inzuppati e quella è la morte mia, come si dice. Ok. No, vabbè, ma fa bene anche ogni tanto. Ma Ogni sì. tanto. Qua ci suggeriscono di chiedere o a tua sorella o comunque Francesco Martina ci dice cioccolata. Qui c'è della cioccolata da qualche parte. C'è mia sorella, ogni volta che torno a casa, a Brindisi, mia sorella e mia madre cucinano di tutto e di più, infatti soprattutto con i dolci. Mia sorella è bravissima Ah, e è ok. impossibile non trovare dolci a casa perché poi si sbizzarriscono. Infatti ogni volta salgo con un chilo in più. No, Ok, quindi già scherzo. sai, se quando torni a casa devi fare la preparazione della preparazione alla gara, considerando Esattamente, un chilo di esattamente. composto. Ma basta saperlo, vedi che basta saperlo e tutto si fa. Bene, bene, bene. Allora, con questo piccolo peccato di gola, io ringrazio Michele per la disponibilità e la simpatia dimostrata stasera. Quindi grazie per essere stato dai Grazie a te, Alessio. nostri. Ricordo a tutti quanti che se vi siete persi un pezzettino di questa live, già da 2 o 3 minuti la potete rivedere qua su Facebook. Da domani mattina o da stasera, se ci riesco, su YouTube. Quindi la potete condividere con gli amici, mandateli questi link che fa bene al movimento del karate vedere queste bellissime interviste, bellissime per gli ospiti, chiaramente. Tra l'altro, noi siamo anche su Spotify, se qualcuno se lo fosse dimenticato e dice: no, ma io non posso stare davanti al video, oppure vado a correre. Vai a correre 47-50 minuti, ti fai un'intervista e ti impari anche Invece che ascoltare come. Rocky, ascolti. Esatto, invece di ascoltare Rocky, capisci come i veri campioni sul tappeto sono e si allenano, e magari ti fai anche una risata mentre corri, che quando ti rilassi, visto che hanno detto si rilassano a correre, va sempre bene. Vi ricordo appunto che chi ancora non lo facesse, ragazzi, seguiteci su Instagram, cioè dovete seguirci su Instagram, dove trovate delle pilloline di queste interviste, ma anche tanti, tanti contenuti esclusivi. E per chi poi volesse approfondire tutti gli argomenti inerenti a karate, sempre su www.karateka.it, il nostro blog, tutte le settimane articoli nuovi. Leonardo si sbizzarrisce con la storia del karate, Lapo con la parte fisica. Io non lo so, qualcosa mi invento e scrivo anch'io. Quindi insomma, ce n'è per tutti i gusti. Vi ringrazio ancora, vi auguro una buona serata e alla prossima Karate Talks. Ciao Michele! Ciao Alessio, buonasera a tutti.